Non ci credo, siamo in finale. Non ci credo. Ancora non ci sto credendo. Siamo in finale, incredibile. Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul mio canale YouTube. È finita Italia-Spagna, 1-1 reti di Chiesa e Alvaro Morata nel secondo tempo regolamentare. Finisce 4-2 ai rigori per noi. Incredibile, incredibile. Abbiamo fatto una partita brutta anche perché stavamo rischiando. La Spagna ha fatto più tiri in porta, stavamo un pochino dominando. Poi è finito i rigori e i rigori li abbiamo praticamente schiacciati, non c'è stata storia, 4-2, incredibile, grande Donnarumma che ha parato i rigori, grande anche Bernardeschi che ha segnato un rigore, cose robe dall'altro mondo, e grande Jorginho che ha segnato l'ultimo rigore che ci ha fatto vincere, grandi ragazzi, bravi davvero, dopo il 2018 ce lo meritavamo di andare in finale, adesso testa alla finale di Wembley che sarà domenica. Ancora non sappiamo contro chi, perché domani ci sarà l'altra semifinale, ovvero Inghilterra contro Danimarca. Comunque, lo possiamo dire, stavamo rischiando di perderla, perché veramente io dopo il gol di Morata stavo iniziando a perdere le speranze, perché ho detto, siamo là, quelli avevano fatto più tiri in porta, stavo iniziando a dominare il gioco, a dominare proprio la partita, e ho detto, vince la Spagna, perché sono più forti. Poi invece siamo stati bravi anche un pochino a difendere, ci siamo portati fino ai rigori dove siamo riusciti a vincere per fortuna. Mamma mia, incredibile, il primo rigore l'ho sbagliato Belotti, peccato, però vabbè, è finita così, meno male, abbiamo vinto noi e niente, questo è l'importante. Adesso a breve, ovvero sabato, dovrà uscire il secondo episodio della serie dei Snippers e poi vabbè, sicuramente farò il video sulla finale Italia contro Inghilterra o Danimarca. Fatemi sapere qua sotto nei commenti chi preferite tra l'Inghilterra o la Danimarca. Secondo me meglio la Danimarca, però comunque è una finale di un europeo, quindi chiunque sarà l'avversario non è che faccia molta differenza. L'importante ora è tenere testa alla finale e soprattutto vincere questo europeo, perché adesso ce lo meritiamo, non abbiamo mai perso ed è giusto vincere. Squadra stupenda, gruppo stupendo, grandissimo allenatore Mancini, è stato bravissimo in questo torneo, però adesso testa alla finale, perché ora sarà veramente tosta. Stasera abbiamo rischiato, rischiavamo anche contro l'Austria, adesso testa alla finale. Domani scopriremo chi sarà il nostro prossimo avversario e niente, speriamo bene, sempre Forza Azzurri. Ciao ragazzi!